Ok, capitano, sono pronto. Dimmi tutto. Rhino ha assaltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro, sono entrambi nei guai fino al collo. A tutte le unità, ci segnalano lo scoppio di una rivolta. L'area è Murray Hill. Peter, hai tempo? Serve aiuto al rifugio Fist che si trova a nord. Il rifugio per i veterani di Harlem, che succede? Degli evasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, May. Ci vediamo ad Harlem. Zia May sembra esausta. Spero di cuore che non sia morta. Devo aiutare Yuri, poi andare ad Harlem. Yuri, mi avvicino al distretto dell'Upper East. Bene, Electro e i demoni hanno bloccato i miei uomini. La situazione è delicata. Capirai meglio quando sarai lì. Yuri Watanabe, maestra della suspense. Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, gli servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Trasformatori in tutto. Ricoprendoli di ragnatela dovrebbero surriscaldarsi. Altri 4 di questi affari. Sistemati altri 3. Quando Electro era nel Raft non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori, ma come se l'inventa? Vieni a
L'ultimo trasformatore che blocca gli agenti è appeso a quell'elicottero. Wow! Mi sa che sono il primo nella storia a dire queste esatte parole in quest'esatto ordine. Come diavolo sarà riuscito? Gli agenti sono liberi, ma i demoni non si arrendono. Devo dare una mano. Yuri, i tuoi sono al sicuro. Novità? Dirigiti all'Upper West Side. Stiamo provando a proteggere i civili, ma Rhino non lo rende facile. Sì, è fatto così. Mi muovo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi, Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono qui con Mary Jane e stiamo evacuando l'edificio dal seminterrato. Ma ci serve una mano. Vieni subito se puoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti e andare a Harlem. Ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, chi è dentro è spacciato. Avevo mai visto Rhino tirarsi indietro da un combattimento. Devono essere gli ordini del dottor Octavius. Brevi attacchi mirati alle squadre di pronto intervento. Grazie. Vai alle altre barricate, serve il tuo aiuto.
farlo. Non posso permetterlo. Ci penso io. Primo tetto libero. Chiedere un autografo. Jetpack? Chi ha avuto la brillante idea di fornirgli dei jetpack? Ragazzi, siamo dalla stessa parte! Almeno aspettate che fermi i detenuti prima di spararmi! Le trasgressioni saranno pacificate. Pacificate? A nessuno sembra di vivere in 1984. Solo a me. Avanti, nessuno! La città sarà nostra, ragazzi. A partire da qui! Volanti di Sable sistemate. Ora devo occuparmi del resto dei fuggitivi di Riker. Yuri, distretto sicuro. E ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Sable. Non mi piace. Così impari a importunare i mercenari internazionali. In effetti. Ok, ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va storto. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio Fist di Harlem per aiutare zia May. Trani, dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Che succede? I detenuti hanno appiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dall'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si propaga velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. Dai, muoviti, Pete. Fai presto. Vasi che rubano cibo ai bisognosi. La mia fiducia nell'umanità è impicchiata. Rapporto immediato da Bloomingdale. Posto di blocco allestito, fermiamo tutte le persone.
I soccorsi stanno arrivando, ma ho trovato un'uscita antincendio che dovrebbe... MJ, non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe! Aspetta! May! May! Aiuto! Siamo qui! Coraggio. Resisti! Sì, ormai stai bene. Verso la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh mio Dio! Via! Via! Miles! Andiamo! Noi. May sta bene. Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei... morto. Esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Oh, sei in gamba. Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi! Non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No, MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e timpera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martinly. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al Fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu, invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... Sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cos'hai in questo bouquet di bottiglie.
Sai cosa apprezzo di te, ragazzo? Continui a migliorare. Ma grazie, caro spione depravato. Puoi chiamarmi Taskmaster. Cioè, il maestro delle prove. Wow, che originale! Un gruppo di mercenari sta commettendo crimini in tutta la città. E questi mercenari non saranno per caso tuoi mercenari, vero? No, ma so che saranno ben ricompensati. A meno che tu non riesca a fermarli, ovviamente. A te che importa? Io osserverò per imparare.